cambiamenti climatici ci sono sempre stati e sempre ci saranno, cioè non è che il clima rimane costante nel tempo, no? Ed è altrettanto vero che nell'ultimo secolo, secondo le ricostruzioni della temperatura che sono disponibili, la Terra si è riscaldata di circa un grado, diciamo, circa un grado dal 1900 a oggi approssimativamente. Il problema però è capire qual è la causa di questo riscaldamento, eh? Ed è ovvio che ci siano due principali attori. Da una parte c'è la natura, perché la natura ovviamente ha i suoi cicli e quindi i cambiamenti climatici seguono dei cicli naturali abbastanza, diciamo, visibili nei dati. D'altra parte, negli ultimi 100 anni c'è anche un contributo umano. La letteratura scientifica è molto chiara su queste cose, cioè è molto chiara nell'affermare che questi contributi sono altamente incerti. Ecco, questa incertezza magari non è completamente messa in risalto nel rapporto. Questi giorni caldi che noi stiamo sperimentando sono dovuti a una condizione meteorologica molto particolare che purtroppo ci sta penalizzando. Bisogna stare molto attenti a non confondere il clima con quelli che sono fenomeni meteorologici istantanei, no? Diciamo, del tempo, perché chiaramente il clima sono delle medie su lunghe scale temporali. Si vuole creare questo allarmismo per convincere le popolazioni ad accettare un cambiamento di produzione dell'energia, cioè oggi l'energia è prevalentemente basata sui combustibili fossili. E si vorrebbe cambiare questo fatto, no? Arrivando su energie cosiddette rinnovabili. Dietro queste scelte ideologiche sicuramente ci saranno grossi interessi finanziari, economici. È chiaro che si cerca di manipolare forse il mercato, però il fatto sta che secondo me queste politiche non solo saranno un fallimento perché, come la Germania ci fa vedere, non è possibile al momento disporre di forme di energia alternative ai combustibili fossili, soprattutto se uno vuole rinunciare al nucleare. Sarà anche un fallimento a livello mondiale. Altri paesi nel mondo, come ad esempio la Cina, l'India, i paesi del sud-est asiatico, stanno costruendo centinaia di centrali a carbone, quindi non si capisce come si faccia a ridurre la CO2 a livello mondiale.